Allora ragazzi, siamo qui in un altro centro commerciale per cercare di raddrizzare un torto. Infatti nella scorsa puntata ho infamato abbastanza GameStop, ma io so che in quest'altro centro commerciale c'è un GameStop che invece funziona bene, dove i commessi sono bravi e competenti. Quindi lasciamo perdere il commesso dall'altra parte, andiamo da questi che sicuramente ci daranno delle risposte e sicuramente chiariranno il fatto dello sconto dei 5 euro, perché ricordo che nello scorso episodio è successo che quel commesso lì, non mi ha accettato lo sconto dei 5 euro nonostante io avessi la tessera di livello 1. Diceva che ne serviva una di livello 3. O è lui che non aveva capito bene come funziona lo sconto, il che è strano perché lo sconto già sta da diverse settimane in auge, oppure è il fatto che lui voleva che io comprassi a tutti i costi una tessera di livello 3. Che a volte i commessi cercano di spingere queste cose, però tu ok, lo puoi chiedere, ma non è che devi per forza forzare il cliente a farlo, perché parliamo di, non dico truffa, ma insomma è una pratica scorretta che neanche la dirigenza, che tanto ho infamato nello scorso episodio, neanche i dirigenti GameStop apprezzano sta cosa, voglio dire. Soprattutto perché è un qualcosa che va a ledere, va a danneggiare l'immagine della catena GameStop, che già secondo me è abbastanza compromessa, quindi non serve che qualcun altro la vada a infangare ancora di più. Comunque andiamo a quest'altro GameStop qua sopra, che sta, come vedete, al piano superiore. Ecco, dove l'ultima volta ho trovato un commesso che era veramente bravissimo, c'aveva barba e baffi, c'aveva pure una camicia di Super Mario, quindi la cosa è molto adeguata, insomma, ed era veramente bravo, mi ha fatto un sacco di bei sconti, c'erano un sacco di giochi in offerta, ho preso giochi a 3, a 5 euro, ci ho fatto un unboxing che però vedrete più avanti sicuramente, l'ho registrato, lo vedrete più avanti con tutti i giochi che ho preso a 3 euro. E a 5 euro, veramente fantastico quell'affare lì che ho fatto l'altra volta. Stavolta vediamo un po' se riusciamo a cavare un po' di. Oh, guarda qua, ma questa è una macchina della Hot Wheels. Guardate che roba! Non sapevo che facevano le giostre della Hot Wheels, è la prima volta che ne vedo uno. Comunque dicevo, vediamo un po' se riusciamo a cavare qualche ragno dal buco facendo qualche buon affare con l'offerta dei 5 euro, che ripeto, io per sfruttarla al massimo devo cercare di prendere tutti i giochi dallo stesso prezzo. In questo modo lo sconto è massimo, perché sì, se tu prendi un gioco da 10 euro e uno da 40 euro, alla fine c'hai uno sconto minimo di 5 euro, insomma. Se invece prendi, che ne so, due giochi da 20 euro, ok, c'è uno sconto, te levano 15 euro, che già è positivo. Scopo mio è cercare, già mi sono fatto una lista con tutti i giochi da 15 euro, là in fondo c'è il GameStop. Già mi sono fatto una lista con tutti i giochi da 15 euro, quindi se io riesco a prendere diversi giochi da 15 euro, ogni gioco invece di pagarlo 15 lo pagherò 10, quindi sarà un buono sconto, ok? Un buono sconto. Vediamo un po', qua c'è il Burger Kinghino, più giù c'è il Sushino. Ma qua a sinistra il GameStop è chiuso, ma è chiuso, la sala cinese è abbassata, ma che ora apre? Sul sito c'era scritto le 9, invece pare che apre alle 10. Pare che apre alle 10. Ok, va bene, quindi niente, devo aspettare, ma mi faccio un giretto, ragazzi, ma guardate, c'è il sushi, qua c'è il Burger Kinghino che è chiuso, all'altra destra c'è il Sushino che anche esso è chiuso. Adesso niente, ragazzi, adesso mi faccio un po' un giretto, così vado un po' più su, un po' più giù, mi giro un po' tutto il centro commerciale, anche se molti negozi sono ancora chiusi perché adesso sono le 9:30, quindi devo aspettare una mezz'oretta. Nel frattempo comunque mo faccio una piccola pausa e noi ci sentiamo tra poco, ragazzi, ci sentiamo tra poco però in studio. A tra poco, ragazzi, a tra poco. Vai, chiudi, chiudi la live, chiudi sta live e chiudi. Allora, rieccoci qui al nostro studio, rieccoci al nostro studio. Questo che è Miami Vice, la musica di Miami Vice, non mi ricordo. Comunque, ragazzi, siamo tornati al centro commerciale. Sì, ovviamente, ripeto, anche stavolta non posso riprendere all'interno dei negozi.
Non posso riprendere né il volto, né la voce, né niente dei commessi per una questione legale di privacy. Sì, lo so che tanti in IRL le fanno ste cose, ma in teoria non si potrebbe fare. Perché se tu trovi la persona che dice ok, non fa niente, tutto a posto. Se tu trovi la persona che si imputa e ti dice no, mo di querelo per violazione della privacy, sono cavoli tuoi. Ok, quindi io per sicurezza non mostro quello che accade all'interno del negozio, però ve lo racconto. E che musica è questa? Devo riuscire a capire che musica è. Aspetta, andiamo su Slay Radio. Andiamo su Slay Radio. Ok, Slay Radio. Andiamo a vedere. C'ho sto dubbio. Ma io mi vai, ci ho azzeccato, vedi? Fa remix fatto da Vurt X. Ok. Ovviamente ringraziamo ancora una volta Slay Radio per fornirci il contenuto audio delle nostre puntate, delle nostre scorribande. Allora, cosa è successo? Cosa è successo all'interno del GameStop? Io entro, sì, ovviamente ho dovuto aspettare le 10, nel frattempo mi sono fatto un giro, sono andato pure al supermercato, mi sono comprato qualcosina da mangiare, sì, ovviamente al supermercato, non al bar o alla... Sì, perché io sono tirchio, quindi già l'ho detto... L'ho detto in una scorsa puntata? Mi pare di sì? Che c'ho... Che io sono mezzo... No, l'ho detto... Dove l'ho detto? Ah, l'ho detto in un gameplay che non ho ancora pubblicato. Che io in pratica c'ho parenti sia al sud che al nord. E io sto a Roma, quindi praticamente io incarno un po' tutta l'Italia, se vogliamo. Sì, per chi non lo sapesse, io c'ho parenti in Campania e parenti in Liguria. Quindi ho preso il peggio un po' da tutta l'Italia, praticamente. Scherzi a parte, allora io sono entrato al GameStop, ovviamente dovevo aver aspettato le 10, mi sono fatto, in realtà ho fatto il giretto, poi quando sono tornato già era aperto e ho trovato un commesso veramente bravissimo, ragazzi, veramente. Non era quello dell'altra volta con i baffi e la barba, diciamo il Super Mario, non era lui, era un altro, però era veramente bravissimo anche lui. E io, appena sono entrato, subito gli ho detto scusa, lo sconto dei 5 euro. Vale su tutti i giochi con il bollino sopra dei 5 euro? Lui mi ha detto sì, vale con tutti i giochi con il bollino. E poi gli ho detto ma vale per tutti i tipi di tessera? E lui mi ha detto sì, vale per tutti i tipi di tessera, anche la GameStop Plus livello 1. E lì casca l'asino. No, gli ho detto no, sai perché ieri qualche giorno fa sono stato a un altro GameStop dove il commesso mi ha detto che valeva solo per la livello 3 e io c'ho la livello 1, quindi non vorrei che fosse stata una cosa per spingermi a fare la livello 3. Io comunque me ne sono andato, gli ho detto, anche per altri motivi, perché come sapete io me ne sono andato anche e soprattutto perché lui non c'aveva il POS funzionante, quindi non mi poteva accettare il bancomat, ok? Allora che succede? Succede che questo qua già mi guarda un po' strano, dice questa faccenda è brutta, perché non è che lui mi ha creduto, ovviamente non è che non mi ha creduto, lui mi ha creduto, perché voglio dire, che motivo avrei di lamentarmi così, ok? E lui però ha fatto una faccia strana, come a dire quello è uno dei miei colleghi che non si comporta bene, che infanga tutta la categoria, capite cosa intendo? Infatti poi prima che me ne sono andato mi ha detto un'altra cosa riguardo a quel commesso dell'altro centro commerciale. E adesso ci arriveremo. Però intanto io ho chiesto se c'era un gioco che volevo, che era Budget Cats, ricordate, per PlayStation VR, che lo cercavo che l'altro commesso nell'altro GameStop non me l'aveva trovato, perché sì, c'era la custodia ma non c'era il disco. Anzi, lui mi aveva detto che ce n'erano due copie di quel gioco, ma poi non ce l'aveva né sigillato né nei cassetti. Ma secondo me quel tizio là non c'ha voglia proprio di lavorare, perché non ha visto bene nell'armadietto dove tengono le copie sigillate. Perché invece quest'altro commesso mi ha cercato dentro all'armadietto e subito me l'ha trovato Budget Cats in versione sigillata. Infatti diversi giochi che mi ha dato me li ha dati sigillati, ragazzi. Diversi giochi, perché io già avevo una lista di giochi da 15 euro, come vi ho detto. Sono andato lì stamattina con la lista dei giochi da 15 euro che volevo prendere. C'erano anche un paio da 10 euro, però ne ho trovato uno solo di quelli da 10 euro. E...
In pratica mi sono messo, ho detto ok, mentre tu mi prendi quel gioco lì per PlayStation VR nell'armadietto, io vado allo scaffalotto e mi cerco tutti gli altri giochi, vediamo se ce ne sono. E ho trovato qualche giochino molto interessante, ragazzi. Ho trovato diversi giochi molto interessanti, di cui farò un unboxing più avanti. Io ce l'ho da parte, ma li ho messi da parte in quarantena. Aspetto almeno 3 giorni che si ho capito, siamo già in zona bianca, siamo tutti vaccinati, c'ho il vaccino pure io, stavo lì con la mucchina nelle mani e tutto quanto, però la prudenza non è mai troppa. Ci sono anche le varianti delta, le varianti inglese, la variante indiana del virus, quindi per sicurezza io aspetto tipo 3-4 giorni prima di girare l'unboxing di quei giochi lì. E poi magari lo porto, però lo porterò anche più avanti, perché c'ho talmente tanta roba da portare, ragazzi, che quegli unboxing li posso pure portare fra qualche mese, non è quello il problema. Comunque ho preso diversi giochi, alcuni sigillati, alcuni PlayStation VR, alcuni non PlayStation VR, tutti giochi interessanti. Solo uno o due giochi della lista non ho trovato, perché mi ero fatto sta lista, mini lista e tutto quanto. Comunque li porto in cassa. E il commesso, strano caso, li trova tutti. Non ce n'è neanche uno che manca. Mentre invece all'altro centro commerciale, quando portavo i giochi, 2 volte su 3 il disco non c'era. L'ultima volta pure, diciamo pure, 2 volte su 2. 2 volte su 3 il disco non c'era, di solito. Questo qui invece me l'ha trovati tutti. E alcuni addirittura me l'ha trovati sigillati, che c'era dentro l'armadio. Me l'ha sostituiti, invece di darmi la copia aperta, dall'armadio mi ha dato la copia sigillata. Cioè, un commesso perfetto. Poi c'era un gioco che io non trovavo, perché gliel'avevo chiesto dal database. Io ho detto, ce l'hai Walking Dead Onslaught? Che è un gioco virtuale che è uscito per PlayStation VR, ispirato al telefilm The Walking Dead con i zombie. E lui mi ha detto, risulta di sì. E io ho detto, io però nello scaffale non l'ho visto, vedi se ce l'hai magari sigillato o qualcosa. Lui ha cercato un po', poi ha trovato il dischetto nei cassetti. Ha detto, se il dischetto è nei cassetti, ho detto io, allora vuol dire che la custodia sta lì in mezzo allo scaffalotto. Sono andato a cercare nello scaffalotto e la custodia non la trovavo. L'ho cercata da tutte le parti. C'era solo Walking Dead, The Final Season, quello dei Telltale Games, no? L'avventura grafica, diciamo così. E io ho detto, quando c'hai un attimo, vieni un attimo da vedere. Oh, ha guardato lì nello scaffalotto, in 2 minuti me l'ha trovato. Io ho detto, ammazza che occhio, c'ha l'occhio dei lince. Un commesso perfetto, ragazzi. Un commesso perfetto, mi ha fatto tutte le cose, mi ha fatto tutti gli sconti. Mi ha pure dato 2 bustine omaggio, magari per scusarsi dell'altro commesso che non si era comportato bene con me. Tutto quanto. Però ha fatto un piccolo errore, l'ha fatto, che mi ha chiesto se volevo la protezione sui giochi. Ovviamente gli ho detto di no, ho detto no, grazie. Però di solito i commessi, quelli più bravi, non me la chiedono, perché sanno che io sono un cliente particolare. Comunque mi ha chiesto la protection, gli ho detto di no. E poi dopo, prima che me ne andavo via, mi ha detto la cosa finale, che forse l'altro commesso non sarà contento, se mai verrà a saperla, ma mi ha detto, l'altro commesso, in che centro commerciale era? E io ho detto qual era il centro commerciale, ovviamente a voi non ve lo dico, sempre per questione di privacy, di roba. Poi mi ha chiesto chi era questo commesso. Io ho detto il nome non lo so, però gli ho dato una sommaria descrizione. Gli ho detto più o meno com'era fisicamente, ok? E qua la musica epica ci sta bello, ci sta a pennello. Dice Slay Radio, la lavatrice può attendere. Ci sono ancora un sacco di panni puliti. Ascolta di Slay Radio. Sì, però io la lavatrice l'ho fatta l'altro ieri, quindi già sta stendendo. Oggi li devo andare a raccogliere i panni stesi, quindi ok, vabbè. Comunque, sì, devo fare tutto da solo in casa, ovviamente. Vivendo da solo, nella mia tana zombie, devo fare tutto da solo. Ah, dicevo, musica epica ci sta a pennello, perché il nostro eroe commesso mi dice... Mi chiede ovviamente qual era il centro commerciale incriminato, qual era, chi era il commesso. Gli ho detto il nome non lo so, gli ho dato solo una sommaria descrizione. E poi
E poi mi ha fatto capire con il suo sguardo fiero e feroce, mi ha fatto capire che quel commesso lì non se la sarebbe passata bene. Allora io ho cominciato a dire, visto che un pochino mi dispiace, un pochino mi sento in colpa per l'altro commesso, perché sì, si è comportato un po' male nei miei confronti, ha lavorato male, mi ha dato informazioni inesatte per spingermi a fare la livello 3. Non ha lavorato bene, insomma, tutte queste cose qua. Però mi dispiace per quello, mi dispiacerebbe se venisse licenziato. Allora, sto commesso qua, il commesso eroe, ha cominciato a dirgli: sì, ok, però mi ha detto che erano 3 giorni, aveva riaperto da pochissimo, da 3 giorni, dopo tanti giorni che era chiuso. E che poi non c'aveva il POS funzionante perché ancora non gliel'avevano riattivato per accettare le carte di credito e il bancomat. Poi c'era un casino lì con l'inventario, doveva sistemare tutto. Però lui mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto: sì, però lui ti ha detto che lo sconto era solo per le livello 3. E là io non posso far altro che allargare le mani e purtroppo è vero così. E quindi quel commesso lì mi dispiace, ma si beccherà un cazziatone di quelli tremendi. Io spero che non venga licenziato. Spero che venga solo redarguito. Gli dicano non fare più queste pratiche scorrette, cerca di lavorare in modo decente. Perché comunque non voglio che viene licenziato, ok? Nessuno se merita di essere licenziato dal proprio posto di lavoro. Però, insomma, un cazziatone sicuramente glielo faranno e sicuramente se lo merita. Ok, ragazzi, qua finisce la prima parte. Qui finisce la prima parte di questa puntata 8 di Zombie che mi risponde. Tra poco andremo a rispondere ai vostri commenti. E adesso vi prendo una piccola pausa su queste note epiche. E noi ci sentiamo tra poco. Ciao, ragazzi, a tra poco. Bentornati su Zombie che mi risponde, parte 2 della puntata numero 8. Andiamo a vedere. Allora, è successo un po' un casino. Nella scorsa puntata, sì, vabbè, qua, vabbè, upgrade varia, lasciamo perdere. Comunque, dicevo, nella scorsa puntata, se ricordate, io vi ho detto che l'assistenza, quella internazionale, non è tanto meglio di quella italiana. Infatti, fanno sempre un sacco di casini. E tra questi vari casini, che è successo? È successo che mi è arrivata un'altra mail dove loro pretendono. Intanto, vediamo le nuove uscite. Guardate sul mio canale i nuovi video. C'è anche la sfida Melon Mania. Mi raccomando, partecipate se volete. Comunque, dicevo, questa assistenza. Tra poco parleremo dei vostri. Scusate, tra poco parleremo dei vostri commenti, ok? E andiamo a vedere anche se i miei commenti spariscono. Perché pare che alcuni. Parecchi dei miei commenti ultimamente, dei miei post, non stanno più sparendo. Però attenzione, non cantiamo vittoria, non è detto. Dobbiamo andare a controllare. Dopo andiamo a controllare fra poco. Ma adesso andiamo intanto a vedere quest'altra questione, a vedere i vostri commenti, a vedere quest'altra questione. Allora, innanzitutto, quelli dell'assistenza internazionale hanno fatto un'altra gaffa delle loro. Sì, perché ogni tanto fanno delle stupidate, dicono un sacco di stupidate. Ok? E in pratica mi hanno detto: portaci uno screen. Mi hanno detto: mandaci. A parte che degli screen già gliel'ho mandati, però ho detto: mandaci gli screen. Io gli ho risposto: ma scusate, come faccio a mandarvi lo screen di una cosa che non c'è più, non c'è più, non esiste. Cioè, se io faccio un messaggio, un post, e questo post scompare nel nulla, come faccio a farvi lo screen del post che è scomparso? Se non c'è più, che faccio? Fotografo il nulla. Comunque ho provato a fare le cose, ho provato a documentargli le cose nella migliore maniera possibile. Gli ho linkato i link, nella miglior maniera possibile. Gli ho linkato i link, i video dove io ho commentato e sono spariti i commenti. Un casino, ragazzi, un casino. Vabbè, ragazzi, tra poco andiamo anche
a vedere i vostri commenti. Ok, sì, qua ovviamente la macchina del tempo, sì, commentava qui su Mega Phoenix, già l'abbiamo letto, ci sono altri commenti, tra poco li andiamo a vedere tutti nel dettaglio. Ma questa musica, intanto aspettate, di cosa andiamo un attimo a vedere su Slay, se ricordo, Slay Radio, sono sempre in collaborazione con Slay Radio, andiamo a vedere di cos'è sta musica. Ok, dov'è Slay? Non trovo il link di Slay Radio, raga, non trovo il link di Slay Radio, mi stanno scammando. Dov'è il link di Slay Radio? Comunque, tra poco, ragazzi, andremo anche a parlare di Cyberpunk 2077 e farò una polemica tremenda, un altro dissing tremendo con qualcuno che tra poco vedrete. Ok, allora, questo qui... sti cazzi edit... No, no, aspetta, come sarebbe sti cazzi... come sarebbe sti cazzi edit? Cioè, poi c'è scritto Fatten sti cazzi. Cioè, secondo me, l'autore di questa musica, che è DHS, che praticamente è tedesco, se deve aver visto qualche video di Cicalone e ha sentito la sua teoria dello sti cazzi. E magari ha capito male, tipo, magari pure ha sentito coso Razzi, che è molto attivo tipo in Svizzera, queste parti qua, il senatore Razzi, che dice sempre fatteli cazzi tua, quindi magari ha fatto una crasi di queste due cose. Allora, intanto vediamo che la musica è tratta da un, no, è una musica, vedete, proprio una musica fatta da, ok. Allora, dicevo, praticamente secondo me ha sentito il senatore Razzi, e il senatore Razzi ha fatto una crasi fra Razzi e Cicalone, ha fatto fatten sti cazzi, vabbè, comunque. Che titolo questo remix, è bellissimo, remix bellissimo. Comunque vediamo che Meanwhile in the Planet era una musica fatta da uno sinner che avete visto lì. Ok, andiamo avanti con la nostra puntata. Allora sì, sto portando Another World, sta andando avanti, bellissimo, e sto portando anche Cyberpunk 2077. Sotto l'ultimo video, cioè l'ultimo, l'episodio 4, c'è stata una piccola polemica che adesso andiamo ad esplorare, ragazzi. Intanto ci ho portato anche, guardate, la puntata 9 di Furwind, dove c'è il boss, questo qui, Lovecraftiano, demoniaco, bellissimo. Andiamo a vedere sta cosa su Cyberpunk 2077, perché insomma entriamo nel vivo, perché in questa puntata di Cyberpunk 2077 inizia la brain dance, inizia il rapporto con Judy, e si entra nel nightclub, insomma tutte cose belle, tutte figate, iniziano le grandi figate su Cyberpunk 2077. Però c'è chi continua a mistificare su questo gioco, e tra poco vedremo che anche su un forum c'è una persona che va a mistificare e ha mostrato una foto di un Johnny Silverhand preso da non so quale versione, tutto sminchiato. Io gli mostro invece come appare realmente Johnny Silverhand in versione PlayStation 4, che non è come dice lui, tra poco lo andremo a vedere. Comunque andiamo a leggere i commenti e se andiamo a vedere qui. Ok, dov'è? Ok, torniamo indietro. Sì, scusate per le pause, ragazzi. Sono pause tecniche, purtroppo sono dal vivo ed è un problema. Allora, ci scrivono alcuni commenti, tra cui... eccolo qua. Ha cambiato musica? Allora, tra cui Terribile 1985 dice: questo gioco mi piace tantissimo, like. Ok, grazie. Poi MD ci dice... Dov'è MD? Quello che dicono i QDSS pareva che su PlayStation 4 a momenti manco partisse, invece mi pare giri piuttosto bene, la grafica mi pare più che buona. Ecco, vedete, la verità viene a galla. Allora, che sono QDSS? Sarebbero quei due sul server, li conoscete, Redez e Sinergo, che io tempo fa li chiamavo quei due S, li chiamavo quei QDSS con S in più. Per cosa sta la S in più? L'avrete forse immaginato. Quei due S puntini puntini sul server. Un tempo li chiamavo così perché un po' mi facevano arrabbiare. Adesso invece proprio mi scivolano addosso, perché ho capito che la cosa migliore è ignorarli. Perché loro cercano appositamente l'attenzione e l'indignazione della gente per fare visualizzazione. Dicono apposta le stronzate per fare incazzare la gente. QDSS, è normale. Se noi andiamo, aspetta, mettiamo 720p, se vedete, in realtà il gioco su PlayStation 4 non è affatto male. Adesso sì,
aspettiamo il tempo che carica, però vedete il dettaglio è più che buono per una PlayStation 4. Ci sono dei bug, ci sono delle imperfezioni, ci sono delle cose che non vanno, però piano piano nelle varie versioni l'hanno migliorata. Questa qui che vedete adesso nella puntata 4 è la versione 1.04. guardate pure il barista quanto è fatto bene. Tra poco si aspetta, passiamo l'audio. Tra poco sulla sinistra vedremo che c'è anche Judy sulla sinistra, che è fatta, io non so, io a questo punto del gioco io non sapevo chi era Judy, perché ancora non la conoscevo. Guardate pure la mano quanto è fatta bene, la mano di V. Andremo tra poco, sì, se mi aiuta, mando un pochetto avanti il video, vedremo a sinistra che Judy, che è splendida, cioè io non sapevo che era Judy, però dico ammazza, guarda i personaggi quanto sono fatti bene. Comunque, dicevo, QDSS cercano apposta di indignare la gente per portare gente sul proprio canale, fare incazzare la gente. È un po' la stessa tecnica che usava Zeb89 all'inizio, ovvero prende dei giochi che a lui non è che gli vanno tanto a genio, ma in realtà QDSS... Guardate il gioco quanto è fatto bene, col tatuaggio e tutto, fantastico, eh? Prende giochi che non gli vanno... Zeb, prendete giochi che non gli andavano tanto bene, tanto a genio, e ne parlava malissimo, così... La gente si incazzava perché diceva: ah, stai parlando male di League of Legends, che è il mio gioco preferito, come osi parlarne male? E quindi la gente cliccava, metteva commenti, metteva dislike. Sì, perché anche dislike fanno brodo, ragazzi, anzi, sono positivi, perché più tu dai attenzione a un video, più il video sale, più il video ha visibilità. Se un video c'ha tanti like e soprattutto dislike, e anche dislike, il video sale. Poi non vi dico se c'ha tutti i commenti, non importa se sono commenti di odio, basta che ce l'ha, il video diventa sempre più importante, sempre più visibile. E Zeb89 ha basato la sua carriera su quello, però interpretando un personaggio un po' esagerato, mentre QDSS fanno finta che sono i loro veri pensieri, ma da come parlano si vede che recitano. QDSS recitano. Io in un video tempo fa io ho scrissi anche: ma perché dovete sempre stare recità? Lui ha detto: no, mi dispiace che pensi così, ma noi diciamo sempre quello che pensiamo. Ma che sta a dire? Devono alzare per forza la polemica. Fanno anche i titoli clickbait con i punti interrogativi, le cose, per attirare attenzione. Così uno dice: ah, così stanno a parlare male di questo gioco, clicchiamo, sentiamo che dicono. Cioè, è fatta apposta per attirare attenzione, ragazzi, e tanti ci cascano, purtroppo. Io, infatti... Ormai sono anni che non me li cago più, non clicco mai sui loro, perché se clicco, cioè, vedo solo falsità che dicono stupidate per attirare attenzione, non argomentano, cioè non portano delle argomentazioni valide, dicono solo delle stronzate per attirare attenzione. Infatti io gli rispondo a MD, gli dico, eccolo qua: i QDSS sono dei buffonazzi incredibili che dicono idiozie da anni. Hanno un atteggiamento così farlocco che anche quando dicono cose vere sembra che stiano mentendo. Come fa la gente a seguirli? Io proprio non lo so. E questo è il mio commento. Tra poco vedremo anche le risposte a questo mio commento molto molto controverso, però giusto, ragazzi, perché è così. Purtroppo. Allora, dicevo, questa moda di fare polemica la portò intorno al 2012, 2013, 2004, non mi ricordo. C'era anche Yotobi, ok? Che anche lui prendeva questo stile qua, ma anche lui come Angry Video Game Nerd esagerava su sta cosa, che tra poco ne parleremo anche di Angry Video Game Nerd. Cioè lui fa un Yotobi faceva un personaggio che esagerava su ste cose. Come io dissi in un vecchio video sul mio canale, la falsa critica sul web, parlai che quella in realtà non è vera critica, ma è fatta a scopo di intrattenimento. Cioè sono dei personaggi che fingono di criticare, esasperano delle impressioni per divertire, ok? È quello che faceva Angry Video Game Nerd, è quello che faceva Yotobi, è quello che fa tuttora Zeb89, ma mi dispiace che se la sta passando male ultimamente, è quello che fanno i QDSS. Però i QDSS non fanno un personaggio, loro fingono che dicono la verità, mentre invece mistificano tantissimo. Arrivano a dire, poi la cosa che fa ride è che loro dicono peste e corna di giochi belli facendo dei montaggi che non c'hanno né capo né coda. Ah, questa, sentite, questa è la musica di Mi. You're not sleepy. You want to stay up. Listen to more remixes.
Allora dice: Slay Radio, non hai sonno, vuoi stare in piedi, vuoi sentire altri remix. Questo tipo fa una specie di trucco Jedi, no? Oppure per convincerti a guardare altri, cioè una specie di trucco Jedi, così ipnosi, no? Perché fa ride. Comunque, questa è la musica, dicevo, di Myth della System 3, che era un gioco fantastico, sia come audio che come grafica che come giocabilità. E la grafica era di aspetta, come di come si chiamava? Aspetta, mi sfugge adesso, poco fa ce l'avevo in mente. Non mi ricordo chi era il grafico, ragazzi. Ma porca puttana, ce l'avevo sulla punta della lingua. Bob Stevenson, ecco, mi è venuto in mente. Bob Stevenson, che è lo stesso che aveva fatto la grafica anche per Io, Into Oblivion. È praticamente il migliore grafico del Commodore 64. Fa sembrare un Commodore 64, lo fa sembrare un'Amiga, che è una cosa incredibile. Ah, no, ma questa non è una musica di. Aspetta, questa è la musica di Myth? No, questa è la musica finale di Rubicon, mi sa, regà, di Rubicon, mi sbaglio, vedete? La memoria a volte, questa mi sa che era Rubicon. Sì, era Rubicon, ne abbiamo parlato anche nello scorso episodio di Rubicon. Allora, dicevo, i QDSS sono dei scemotti, infatti quei due scemotti sul server, che pensano che nel 2021 sto trucco di dire stronzate per attirare attenzione ancora funziona. Ma purtroppo vedo che in realtà funziona davvero, che tanta gente ci clicca sui loro video, gli continua a mettere dislike, gli continua a scrivere: Ah, oh, come osi parlare male di Skyrim? Ma non capite che lo fanno apposta, raga. Vabbè, comunque. Che tristezza, che tristezza, ragazzi. Vabbè, comunque dicevo, è la stessa tecnica che usano tanti, anche Simone Santoro ha usato questa tecnica della critica, però lui ovviamente era più un giustiziere perché criticava gli altri youtuber che facevano le minchiate. Quello è piaciuto molto. Quello è piaciuto molto. Quel suo personaggio lì era molto vincente. Che poi alla fine era un personaggio, ma era sempre un'esasperazione di quello che era la sua persona reale. Ok, ragazzi. Comunque, andiamo avanti. Allora, MD qui ci risponde sotto. Non so se si vede. Aspetta, tra poco. No, aspetta, aspetta. Si dice. Allora, i QDSS, se si impuntano a denigrare un gioco, non c'è verso. Vedi Skyrim, ottimo titolo. Esattamente. Sputtanavano anche Skyrim, i nostri QDSS. Che poi, sta cosa, sta tecnica, non la usano solo sui videogiochi loro, anche sui film, su altre cose. Ogni tanto devono trovare la cosa di cui parlare male, ok? Tra l'altro, Sinergo. Non tutti lo sanno, c'è anche un passato da rapper non proprio riuscitissimo, ok? Sul web girano ancora qualche filmatino suo che rappa così. Era completamente diverso perché lì lui faceva più il duro, cercava di fare brutto così, di fare il duro. Ma in realtà era una gimmick pure quella. Diciamo che quel personaggio lì non aveva funzionato, quindi si è inventato un altro personaggio. E ha imboccato questa facile via delle finte polemiche dove tu fai incazzare la gente. Poi la cosa che fa ridere è che lui su molti giochi fa queste polemiche così stupide e sterili per far incazzare la gente. Tipo, parlo male di un gioco molto amato, tutti si incazzano e c'ho attenzione, apro il vespaio, sollevo il vespaio. Ma lui, con giochi fatti dagli amici suoi, invece, era tutt'altro. Cioè, come fai tu a criticare Skyrim e i bug? Che si sa che un gioco open world c'ha tanti bug, è normale. Come fai tu a criticare Skyrim, ad esempio, e a invece esaltare un gioco veramente di cacca come era il gioco di Zeb 89, che era Ultimate Arena, che era veramente una schifezza incommensurabile quel gioco, una cosa veramente oscena, che poi tra l'altro c'era sotto pure tutta un'altra questione di truffe. C'era sto Torres qua, sto spagnolo, che a detta lui gli faceva il gioco, lo programmava da zero e veniva benissimo, fluidissimo. Ma voi ci credete a quella cosa? Cioè, Ultimate Arena viene da Ultimate FPS, che era il nome dell'editor con cui stavano facendo quel gioco. Quindi Zeb lo sapeva già dall'inizio che il gioco lo stavano facendo con l'editor che si chiamava Ultimate FPS. E
E ha fatto finta di non saperlo, ha dato la colpa a suo fantomatico Torres, non si sa, vabbè, lasciamo perdere, che poi magari è anche vero, però lui lo sapeva che il gioco lo stava facendo con l'Ultimate FPS Editor, lo sapeva, perché altrimenti non l'avrebbe chiamato Ultimate Arena. Comunque, andiamo avanti, prima un po' MD, sì, ci diceva, tanto musica della Last Ninja, figata. Diceva il cavallo di Call of Juarez. No, no, aspetta, no. Diceva se si impuntano a denigrare un gioco non c'è verso, di Skyrim è un ottimo titolo. E poi sotto c'è anche Anto Eboli, che tra poco vediamo. Tra poco abbasso. Anto Eboli sotto, sì, voi non lo vedete ancora, tra poco ve lo faccio vedere. Anto Eboli dice: i QDSS giocano ad un titolo e poi fanno un montage delle parti più divertenti e buggate per creare ascolto. Sul fatto che il cavallo di Skyrim si arrampicasse come una 4x4, però hanno ragione, va bene. Si fa ridere sta cosa. Però una cosa è tu quando fai un montaggio dichiarandolo che è un montaggio fatto a scopo di commedia. Un conto invece quando ci marci e dici che tutto il gioco è così, quindi stai mistificando. E tra poco sta cosa la dirò in un commento. Ok. MD, allora MD risponde a questo commento, risponde dicendo: vabbè, non hai visto il cavallo di Call of Juarez? Sono giochi, è comprensibile che ci siano cose che suonano con la realtà. Sì, ovviamente. E io qua gli do una bella risposta e qua scatta il super dissing, un altro super dissing verso QDSS, che ovviamente si incazzeranno, ma molto più probabilmente mi ignoreranno, che forse è anche la cosa migliore. Io non voglio attenzione da nessuno, ragazzi. Io sono qui solo per dire le cose come stanno. Tra l'altro, io avrei potuto anche io fare la strada facile dei QDSS, di Zeb89, criticando giochi che tutti amano per avere visibilità. Ma non l'ho fatto perché io, per onestà mia intellettuale, tendo ad essere, a dire le cose come stanno. Non voglio mistificare, non voglio dire stronzate solo per avere visualizzazioni. Non voglio scambiare la mia dignità e la mia onestà intellettuale con visualizzazioni. Qua vediamo un esempio di Angry Video Game Nerd, che lui è uno che ha sempre dichiarato che il suo era un personaggio. C'è anche chi ci ha creduto, ma in realtà quello del nerd, come vedete con il guantino, con il Power Glove in mano e la camicetta da nerd, in realtà era un personaggio comico. Il personaggio comico e consisteva nel fatto che era uno che da bambino, il personaggio dell'Angry Video Game Nerd, era uno che da bambino si incazzava con i giochi del Nintendo e da adulto, 30 anni dopo, ancora non aveva superato quel trauma infantile, ancora si continuava a incazzare con quei giochi del suo passato, che non aveva mai superato questo scoglio, e questa era la cosa che faceva ride. James Rolfe, l'autore, regista e autore dell'Angry Video Game Nerd, ha fatto anche un altro personaggio, eccolo qui, Bored James, che è un altro personaggio completamente diverso, che ha una cosa simile ma con i giochi da tavolo, che lui da piccolo creava giochi da tavolo e è rimasto, diciamo, incastrato in questo mondo dei giochi da tavolo e ha delle fantasie. Diciamo, lui vede delle cose che gli altri non vedono, tipo ad esempio la puntata del secchiello che sputa le palle. In realtà lui si pensava che il secchiello era un secchiello assassino. Oppure la puntata del telefono Dream Phone, lui si pensava di sentire delle voci demoniache attraverso questo telefono elettronico. Vedete là il secchiello demoniaco, lo vedete? In realtà Bored James era un personaggio che era uno psicopatico fuggito da un manicomio, dal carcere, non mi ricordo. E in pratica lui faceva tutte queste visioni di gente uccisa, ma in realtà era lui che ammazzava la gente. E c'era una puntata in cui veniva svelata sta cosa. E insomma, è un personaggio particolare, ragazzi. Quindi sono personaggi, come vedete, sono per quelli di James Rolfe, sono dichiaratamente personaggi. Quindi lui non è che odia i giochi del Nintendo. Lui i giochi del Nintendo li ama. Solo che nel suo personaggio dell'Angry Video Game Nerd fa finta di incazzarsi per stupidaggini su sti vecchi giochi. È ovvio. Allora qua andiamo su MD, ripeto, che parla, sì, del fatto di Skyrim, Anto Eboli gli risponde col fatto del cavallo 4x4, MD gli dice il fatto del cavallo di Call of Juarez, che era ancora peggio, che non lo so, andava sotto sopra, perché il cavallo di Call of Juarez. Io giocai Gun, che era un altro gioco simile open world per Xbox 360, anche quello era pieno di bug, però nessuno si lamentava per quei bug. Allora, io qua andiamo con la mia polemica. Qua chi era che parlava? Maestro Miyagi. Vabbè, qua la musica è di Miyazaki.
R-Type, bellissima sta musica. Allora qua io dico, in quasi tutti i giochi open world ci sono bug più o meno grossi. È facile fare un montaggio comico su qualsiasi GTA o Assassin's Creed similare, ma se la cosa viene contestualizzata come una compilation di momenti estemporanei è un conto. Se invece viene detto che il gioco è tutto così dall'inizio alla fine, si parla di mistificazione e secondo me anche di scarso rispetto per questo media, ok? Quello che ho detto io. I QDSS, quei due stronzi sul server, scambiano la loro dignità, la propria onestà intellettuale, le proprie idee, il proprio concetto, quello che vogliono comunicare alla gente, scambiano tutto questo, lo vanificano, lo vanno ad annullare semplicemente per le visualizzazioni, per il clout, per il vespaio, per i soldi che prendono da YouTube. Questo è sbagliatissimo, è una cosa veramente... Per me è sbagliatissimo, è una cosa che io non farò mai, è per questo che io non ho intrapreso quella strada. Vabbè ragazzi, adesso ci sentiamo, faccio una pausa perché sono stremato, ci sentiamo il remix di R-Type, a tra poco ragazzi! Allora ragazzi, bentornati nella terza e ultima parte di questa puntata, che sarà anche breve perché altrimenti vi addormentate, che qua stiamo sforando coi tempi. Allora, riprendiamo un attimo il discorso e lo concludiamo.
diciamo, questo fatto della disonestà intellettuale sul web è una cosa molto diffusa, è una cosa che fece anche ai tempi Daily Mellow, che diceva delle cose che non pensava solo per alzare polemiche, e tuttora lo fa, penso, c'è sempre la stessa strategia comunicativa un po' discutibile. Però adesso invece parliamo di Cyberpunk 2077, poi andiamo ai vostri commenti e concludiamo così. Allora, Cyberpunk 2077, come vedete, questo è sempre un fotogramma preso dalla puntata 4 che ho portato poco tempo fa. E come vedete il gioco non gira affatto male su PlayStation 4, però c'è ancora chi mistifica e anche chi magari lo difende, caro Aku, poi mi fa questi pezzi qua su un certo forum. Io gli ho detto, i bug fanno parte dell'esperienza, perché è come se tu avessi nel cervello inserita una shard corrotta, no? Quindi tu nel gioco vedi dei glitch che sono voluti dal gioco, tipo a volte il protagonista si sente male, vede tipo tutta la città che glitcha, la visuale che gli si distorce, ma è voluto, quello è fatto apposta perché fa parte della trama di gioco, che tu nel cervello c'hai una shard, sarebbe una specie di chiavetta... Di schedina SD che si inserisce nel cervello, ok? Che è corrotta, che dentro contiene, non dico cosa per non fa spoiler, però insomma tu vedi tutte cose strane e c'hai delle visioni anche, ok? Quindi dico, c'hai queste visioni, queste cose qua, e c'hai anche tipo dei bug, tipo, che ne so, personaggi che parlano senza muovere la bocca, per dire una cosa che è successa sovente, spesso, nelle prime puntate della mia serie. Poi piano piano si aggiusta, come vedete, con le patch, sta cosa va a aggiustarsi. Che è quello, il bug più rilevante che ho trovato io, il fatto che i personaggi non giocanti spesso parlano senza muovere la bocca, però poi andando avanti con le versioni sta cosa si sistema. Comunque, ecco, il nostro caro Ago di gamer del sito Gamer May Cry mi percula a sto punto per ridere, dice sì, e fanno parte dei bug pure cose come questa. Mi fa vedere una foto di Johnny Silverhand, che sarebbe il personaggio interpretato da Keanu Reeves nel gioco, me lo fa vedere così, guardate, tutto deforme, col nasone, tutto strano. Ma questa si vede che non è la schermata della versione PlayStation 4, perché lui mi ha detto, su PlayStation 4 te lo becchi così. Cioè, non è vero. Io ho fatto una schermata, questa la vedrete in uno dei prossimi episodi. Su PlayStation 4, Johnny Silverhand è così. Johnny Silverhand, il personaggio, è così. Gli ho detto io, bello come il sole. Beh, perfetto, infatti. Questo qui è all'interno del postribolo di GA, tra l'altro puntata che mi vuole essere, quelli di YouTube me la vogliono censurare, perché in questa puntata io vado, diciamo, in questo tra virgolette postribolo virtuale, che sarebbe tipo casa d'appuntamenti, ma in realtà non succede niente nella parte. Io durante il gameplay avevo paura che potesse succedere qualcosa, no? In realtà ci sono varie cose, ma solo a livello di dialoghi. I dialoghi sono molto maturi, si intravede una coscia, si intravede qualcosina, una mezza nudità, ma poco, poca roba, ragazzi, non c'è roba hard nel gioco, ok? È un gioco molto raffinato, sì, ci sono delle scene erotiche nel gioco, ma sono comunque raffinate, non è un porno, ragazzi, cioè, capiamoci, però quelli di YouTube me lo vogliono buttare giù, sta parte qua. Ho fatto il ricorso, vediamo se riusciamo a vederla. Questa è la puntata numero, mi pare, o 17 o 19, che vedrete in futuro, ok? Comunque, io ho detto, è così. Poi io ho fatto anche altre schermate, tipo questa, che questa è la commessa del postribolo, vedete, lei è, cioè, graficamente il gioco è fantastico su PlayStation 4, sì, ci sono dei momenti in cui cala il dettaglio, però non è così, è così Johnny Silverhand su PlayStation 4. Poi io ho detto, si vede anche perché in questa schermata non ci sono, la risoluzione è molto alta qui, come vedete, tipo 2000 e qualcosa. E poi non ci sono tutti i filtri video che ci sono nella versione PlayStation 4, invece qua si vedono. Vedete i filtri come sono pesanti, qua c'è l'anti-aliasing, c'è il blur, che invece nell'altra versione non ci sono. Non ci sono questi filtri. Ok, chiudiamo qua. Insomma, la versione PlayStation 4 è più che dignitosa, secondo me. E si fa molto rumore sul nulla. Si è fatto molto... molta polemica su sta cosa. HD, sì, non è un gioco polished, tutto ripulito senza bug come era The Witcher 3, però che cacchio vuol dire,
E poi anche un gioco Cyberpunk 2077 è anche un gioco secondo me molto più complesso di The Witcher 3, sia a livello di mappa che a livello di personaggi non giocanti, che a livello di Sean Connery. Non è il vero Sean Connery questo. Non è il vero Sean Connery, è uno che lo imita. Comunque, sotto molti aspetti è molto più complesso. Sì, ok, The Witcher 3 c'ha una complessità strutturale abbastanza notevole, c'ha alcune location che sono molto complicate, tipo la città che è molto complicata, però Cyberpunk è molto più complesso di The Witcher 3, raga. Comunque, andiamo avanti. Allora, torniamo indietro qua. Melomania, ragazzi, Melomania. Partecipate alla sfida di Melomania, mi raccomando, se potete partecipate. Andiamo a finire in bellezza con i vostri commenti, finalmente, diranno alcuni di voi, perché sono 3 ore che devo parlare dei vostri commenti e ancora non ne ho parlato. Allora, li leggo velocemente, quindi rimaniamo qua nella campanella. Allora, è uno shooter spaziale old style che non ho ancora provato. Stranezza, come dicevo, che più avanti più diventa facile. Esatto, Mega Phoenix è così. Poi Forza 4, questo è epico. Ci giocavo a casa di un mio amico, se non sbaglio in quel periodo avevo il VIC-20 per televisione smuttivano le puntate di cacchio, questa voglio legge. La mano legge di Delay Team, di Supercar Delay Team, altri tempi. Ne ho giocate diverse versioni per Windows e se non sbaglio c'è anche qualche app like. E qua ovviamente la mia risposta è stata cancellata ancora una volta. Andiamo sotto. Non eravamo rimasti. Vedete perché non voglio uscire da là? Perché perdo tempo poi a ricercare i canali. Ma qua, questi parlano di Logica 2000. Oh, cassette, raga, le cassette della Logica 2000 secondo me erano una merda. Poi vabbè, poi pensatela come volete voi. Allora, alcuni mi meneranno questa cosa, però non mi piacevano le cassette Logica 2000, raga. Perché non c'erano le schermate, le trame erano molto così, i nomi erano tutti, i nomi farlocchi erano tutti in inglese. Boh, c'erano un po' prive di personalità le cassette Logica 2000, raga. Dove ero rimasto qua? Ah, TP mi fa un complimentone nella puntata 3. Mi dice: fenomenale, hai detto cose che molti pensano e nessuno ha il coraggio di dire. Sì, quando parlo di altri youtuber e streamer, uno in particolare che non mi piace come porta i giochi, l'ho già detto, però che devo fare, raga? Io non mi tengo le cose, ma io le dico. Grazie a TP per i complimenti, però insomma, questa è una cosa di cui penso che pagherò anche le conseguenze, perché non avere peli sulla lingua come me, alla fine tu vieni anche odiato e emarginato. Quindi vabbè, è una cosa che pagherò, però non fa niente, io vado avanti, me ne frega niente. Comunque, andiamo avanti. Allora, il format e l'evocazione del Cerbero Podcast, lo dico qui velocemente, le prime puntate mi piaceva, ma più va avanti più sta diventando una merda, perché l'evocazione consiste nel fatto che fanno vedere delle immagini e poi gli ospiti devono commentare queste immagini dicendo che sensazioni ci hanno, senza dire per forza l'opera da cui viene l'immagine. Allora, sta cosa ci può stare anche, nelle prime puntate funzionava, ma poi hanno iniziato a portare immagini sempre degli stessi film, sempre David Lynch, Twin Peaks, Blade Runner, sempre le stesse cose. Ok, e poi anche spoilerose vogliamo, anche immagini e cose spoilerose per chi non ha visto queste opere. E poi ho notato che molti degli ospiti, anche quelli più blasonati, dicevano, vedendo le schermate, vedendo i video, le immagini, dicevano delle banalità incredibili. Cioè, è dato ospite Sabaku, mi ha deluso tantissimo, ha detto delle cose super banali. Cioè, boh, io non lo so, ragazzi. Cioè, davvero il pensiero di queste persone così amate, così evolute in teoria, in realtà è così povero? Io non ci posso credere. Ma ha deluso tantissimo Sabaku quando è andato all'evocazione. Ma pure il maestro il professor Carnevale, che è uno dei personaggi di spicco, che dice sempre cose molto belle e interessanti, è andato là, ha dimostrato, uno, di non conoscere tanti dei film che mi ha proposto, due, di dire delle cose piuttosto banali. Cioè, boh, mi è calato tantissimo sto canale, non lo seguo più sto format dell'evocazione, raga, m'avete deluso, perché sputtanate i film, sputtanate gli ospiti che ci vanno
e gli fate fa magra figura, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista dell'evoluzione del loro pensiero. Quindi boh, io non lo seguo più, ma molto deluso. Allora, Cicalone è nato a Parioli finalmente, perché aveva detto che prima o poi andiamo a Parioli e ci caricano, ci menano. C'è andato finalmente, lo devo vedere ancora sto video. Allora, ok. Allora, scusate se vado veloce, ragazzi, ma siamo in chiusura perché ho sforato troppo questo episodio, veramente, scusate. Balbetto anche un po' perché sto cercando di parlare veloce e il cervello non riesce ad andare a passo, cioè la lingua non va a passo col cervello e viceversa, ragazzi, scusate. Allora, Igo Stellar è un grande, gli faccio i complimenti. Ercole, vabbè, è il personaggio che è, lasciamo perdere. Spaccamuro, spaccapale, giustamente. Che Nobit ha fatto un siparietto tipo Casavianello che mi ha fatto ridere, però magari forse sono cose anche un po' troppo personali da dire, non lo so, se volete andate a vederlo, vi fate due risate. Allora, se ti è mai capitato che in uno dei tuoi video ti vengano rimossi i like, questo è successo molto tempo fa, io ho risposto terribile, una cosa è successa molto tempo fa, era un bug di YouTube, uno dei soliti bug finti che in realtà non so bug, ok? Lui mi ringrazia. Melomania, ok. ATP dice che Melomania secondo lui è ingiocabile. Abbastanza, però, perché è molto difficile. Comunque vediamo come se la caverà lui e come se la caveranno gli altri in questa sfida. Allora, troppi meloni così si fa game over sicuro. Bizzarria vera, ok. Bella grafica, ok. Il fatto del successo della rivolta nel carcere, io non ne vorrei parlare perché è veramente un episodio brutto, ragazzi. Dico solo che secondo me le forze dell'ordine dovrebbero proteggere e stabilire l'ordine, non vessare, picchiare e alzare il caos. Quindi le forze dell'ordine, ci sono tante persone brave nelle forze dell'ordine, però ci sono anche delle mele marce. Le mele marce vanno isolate e denunciate, ragazzi, quindi non all'omertà all'interno di una categoria. Quindi se vedete qualcuno che fa qualche ingiustizia, denunciatelo, perché le cose non è quello il vostro lavoro. Il vostro lavoro è stabilire l'ordine, non il caos, ok? Andiamo avanti. Trider, lo devo vedere sto gioco che non ho visto, non so che gioco è. Dopo lo vado a vedere. I Like Chopin ha portato la macchina del tempo dei Gazebo, mitica canzone anni 80, ve la ricordate? Che è diventata anche un meme in certi ambienti, tipo Radio DJ è un po' un meme, sto I Like Chopin, prendono sempre in giro coso, come si chiama? Non mi ricordo, uno dei due lì. Allora, i nemici ti attaccano alla maniera di Cauldron, non so se sia effettivamente possibile concludere questo gioco, nella peggiore delle ipotesi, il melone ce lo compriamo noi e ce lo sbaffiamo, dice bene Archetipo. Allora, Sis mi chiede se porterò la Sninja. Io ho risposto che poco tempo fa l'ha portato a TP e l'ha anche finito. Quindi, parlavamo dei Gazebo. Somiglia a sta canzone, sentite. Se somiglia a Like Chopin questa. Però mi sa che questa è la canzone di Okai in versione anni 80. No, Zamzara. Questa è di Zamzara. Non me la ricordavo questa. Pareva tipo Okai. Ok. Ok ragazzi, salutiamo anche Giuliano Jackson che mi segue sempre, che sta facendo una nuova serie, non ho capito di che gioco, mi sa di The Sims 2 forse, poi ci passo a vedere. Ok, ci passo a vedere sicuramente. Come il 64 di reboot ogni tanto porta degli spezzoni da Dark Souls, ma io non lo vedo, anche perché lo porterò più avanti. Io mi scusate se non lo vedo, però andate a sentire i remix che fa, le cover che fa come il 64 Tribute, che è bravissimo, sì, Tribute. Poi, altre cose che volevo dire. Alla Saditec ovviamente si incazza sempre con tutti i produttori di schede video, ormai è una lotta continua, però fa ride. Poi, gente che critica Brick Breaker, ci avete ragione. Allora, qua MD dice che lui c'ha avuto problemi di calo di visual. Non lo so se è un altro bug di YouTube oppure se è proprio il periodo, perché essendo estate la gente esce di più invece di guardarsi video su YouTube. È normale. Penso sia normale. Il calo estivo è fisiologico. Come nel periodo decembrino
tra Natale e Capodanno le visual si alzano parecchio, e anche l'RPM, quindi i soldi che arrivano a chi c'ha la partnership. Invece in estate è il contrario, si abbassano perché la gente va in spiaggia. Soprattutto mo che è finito il lockdown, ragazzi, quindi ok. Carlo Leccese dice che Another World ci giocò su Amiga ed è un grande emozione, anzi un giocone, c'ha ragione. La scena delle grotte nell'acqua c'è su Amiga, infatti c'ha ragione. Io nella serie qui erroneamente dico che non c'è su Amiga, non c'era la scena delle grotte, quella là dove cade l'acqua. In realtà c'è su Amiga, mi ricordavo male io, perché ho vaghi ricordi, perché l'ho giocato tantissimi anni fa. Però c'è un'altra scena che mi pare che manchi nella versione Amiga, è quella di una stanza distruttibile, che poi la vedremo nelle prossime puntate. Poi altri, continuando sulle polemiche e sui dissing. Ah, sto gioco mitico Uridium, ragazzi, Uridium di Andy Braybrook, grande. Allora, Matteo Presenti dice che anche lui non segue più quella persona lì. Dice che Retro Games World lo segue, ma quell'altra persona lì che ricordavo inizio con la A, non lo rinomino un'altra volta se no si incazza, però è una persona su cui ho fatto polemiche. Dice che neanche lui lo segue da tempo perché lo ha deluso su vari aspetti, vede che su certe cose non va più bene, dice che soprattutto da quando fa le live ha abbandonato le rubriche, queste cose qua. Io ho risposto, il mio commento è sparito ancora, quindi il problema non è ancora risolto, raga. E insomma, alcuni altri anche mi dicono terribile. No, terribile mi dice su Giochetti Amico che fa YouTube. MD mi dice di super buoni, parlando di quando ho detto il fatto della falsità, che siamo nell'era dei social e della falsità e dell'ipocrisia. E quindi quelli che su Instagram si fanno vedere super ricchi, super felici, super belli, super buoni, in realtà è tutta una facciata di falsità. Spesso, nella maggior parte dei casi. Allora, la macchina del tempo mi chiede di andare avanti con questo format. Mr. Mega Drive dice anche lui seguiva quella persona che non vorrei far vedere, però che ormai si è visto. È cambiato molto, non lo segue più, mi dispiace. Ora punta solo a crescere numericamente abbandonando tutte le rubriche. È ATP concorda, però insomma è un pensiero comune che tanti hanno e che, come dice ATP qua sopra, nessuno dice. Ha detto cose che molti pensano ma nessuno ha il coraggio di dire. Vabbè, ovviamente ne pagherò io le conseguenze, ma non fa niente perché io sono il martire come al solito. Niente ragazzi, per questa volta è tutto sulle note di Uridium. Noi ci salutiamo e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima!